Blegno Idea proprio per poter coordinare le forze culturali di questa valle in progetti comuni. Questo qui è il primo progetto, tutti auspichiamo che vada bene, abbia il successo, la rispondenza necessaria. Ricordo gli enti che sono Lotigna, il Museo Etnografico, Corzoneso, la Fondazione Donetta, Casa Donetta, a Olivone il Museo di Cadrivoi, San Martino, e poi l'Atelier Titarati, che collaborano in questa idea, in questo progetto comune. Più, ed è particolarmente piacere, le scuole medie, le scuole dell'infanzia e le scuole elementari di tutta la valle, che sono, diciamo così, la forza portante del progetto. Il programma, l'avete visto, si svolgerà su 6 mesi di tempo, con manifestazioni annunciate, pronte, non pronte, ci saranno comunque nelle varie sedi, in questa sede qui, conferenze e workshop, probabilmente, anzi di sicuro, giochi di società. Penso che Barogno verrà di nuovo qui nel mese di settembre. Vedremo quanto. Il mio compito è presentare rapidamente, poi ci penserà Andrea Fazioli, che ben conoscete, giornalista, scrittore, docente, poi non so che cosa d'altro. Ha qualche attinenza con la valle, nel senso che la discendenza lontana, è un proprio bisnonno e di Malvagia, e del resto un suo primo romanzo è ambientato su una diga che fa sparire un villaggio, Ponte Galliera, è logico che sia quello. Per cui non è nuovo ai fasti della valle. Qui con noi sono Gunther Giovagnoli, antropologo e etnologo, Matteo Boca, buonasera, che è uno che costruisce YouTube, quindi trattatelo bene, e poi ancora Paolo Barogno, che ho già presentato prima, docente di geografia alle medie al liceo, ma soprattutto presidente, fondatore, castiere, segretario, l'unico membro dell'associazione. Ma l'unico membro. Non è vero. L'associazione Giochi in Tavola è un'associazione importante, io li ho seguiti un po' da lontano, so chi sono gente che gioca bene, del resto tutti noi sotto sono sicuro abbiamo un cote ludico, io il mio ma non ve lo dico, tutti noi, è una parte secondo me della nostra personalità, ciascuno coltiva qualcosa che non è propriamente da adulto, anzi è da adulto, ma ha una dimensione fantastica, ed è questo che si cerca di fare, e credo proprio Andrea cercherà di far uscire da questo colloquio. Non sono interventi, lo dico già, ma spiegherà meglio Andrea, non sono interventi puntuali eccetera eccetera, si vuole un po', proprio il nome dell'attività ludica, fare non una conferenza a blocchi, ma un dialogo tra i vari attori, e poi se volete intervenire anche con voi. Grazie a tutti e buona diretta di conferenza. Grazie. Grazie, benvenuti. È qualche cosa per pensarci? Beh, siamo circondati dai giochi, vedete? Abbiamo giochi moderni e alle pareti trovate invece giochi più antichi. È qualcosa, dicevo, di strano pensare che in una grigia serata piovosa un gruppo di persone, tutti adulti, escano di casa per parlare di gioco. Uno di solito associa il gioco a un'età infantile, e invece non siamo qui per giocare, anche solo per parlare di gioco. Volevo proprio cominciare interrogando i nostri ospiti su questo. Forse crediamo di sapere che cosa sia il gioco, ognuno di noi ha una sua immagine del gioco, ma lo sappiamo veramente? Come diceva Louis Armstrong del jazz, se devi chiedere che cos'è dello swing, se devi chiedere che cos'è, allora vuol dire che non lo sai. Magari il gioco è una di quelle parole, uno di quegli ambiti che crediamo di conoscere ma che sono più profondi di quanto ci aspettiamo. E quindi proprio su questo adesso interrogerò per cominciare i nostri ospiti, ve li ripresento brevemente. Matteo Boca,
che è ingegnere, ma ancora più che ingegnere, proprio nell'animo è giocatore. E Matteo Bocca ha fondato una ludoteca a Gagliate e poi si è accorto che sapeva consigliare i giochi giusti alle persone. E quindi ha cominciato a consigliare giochi anche al pubblico di YouTube e ha fondato il canale Recensioni Minute, che presenta in pochi secondi dei giochi, aiutando le persone a scegliere nello sterminato mare dei giochi moderni. È un canale che supera i 2500 iscritti e che ha superato la soglia delle 300.000 visualizzazioni con oltre 200 video all'attivo. Gunther Giovannoni è laureato in etnologia all'Università di Zurigo e poi ha perfezionato i suoi studi al Centro di Antropologia dell'Havana. È un ricercatore dal 2007 del Museo delle Culture di Lugano e in particolare poi collabora anche con l'Università degli Studi dell'Insubria ed è specializzato soprattutto nell'antropologia dell'arte e nell'antropologia religiosa. Stasera si specializzerà anche nell'antropologia ludica, che cogliamo per l'occasione. Paolo Barogno, insegnante di geografia ai media e al liceo, da sempre ama giocare, ma da qualche anno ha deciso proprio di impegnarsi anche lui a divulgare la passione. Ha creato questa associazione Giochi in Tavola, che si trova sia a Bellinzona sia a Lugano, più volte a settimana, sono diverse decine di persone, anche lì adulti, come noi, che si trovano per giocare a queste cose. Paolo Barogno ha anche creato dei progetti ludici con i ragazzi della scuola media. Dunque, chi meglio dei nostri ospiti può dire che cos'è il gioco? Proprio, magari farei, tanto per entrare in argomento, un giro di definizioni proprio in una o due frasi. Se a bruciapelo vi chiedessero, in effetti a bruciapelo vi stanno chiedendo, che cos'è il gioco, cosa rispondereste, Matteo Bocca? Ma io credo che risponderei che il gioco deve essere un'attività totalmente inutile. Cioè, se vogliamo, spiazza un po' dire questa cosa, ma secondo me se gli diamo un fondo di scopo, di utilità, non è più gioco. Per qualche motivo direi che ricade verso il lavoro, verso un impegno, verso una promessa. Se è un qualcosa che si fa gratuitamente, inutilmente, per buttare, passatemi il termine, il tempo, io definirei così quello che per me è gioco. Un'ottima definizione, la passiamo al vaglio dello scienziato, l'antropologo conferma. Sì, io sottoscrivo, sì. Beh, io vorrei dire che il gioco è una cosa seria, cioè, questa è una frase che non è mia, però mi sembra adatta. Cioè, non pensiamo che il gioco sia una cosa non importante o con un ruolo meno alto all'interno della nostra vita. No, il gioco è una cosa molto seria e molto importante. Lo è sia per l'individuo, quindi per il bambino che nasce, cresce e deve diventare adulto, sia, lo abbiamo visto nella storia umana, per le popolazioni. Cioè, da sempre l'uomo forse è diventato quello che è proprio perché ha iniziato a giocare. Cioè, la sua immaginazione 40.000 anni fa, quando ha iniziato a dipingere sulle grotte delle caverne, forse l'ha fatto per gioco proprio. E quindi io direi che il gioco è importantissimo. C'è chi dice che tutto quello che noi facciamo in un modo o in un altro è un gioco. Quindi abbiamo scoperto che è una cosa seria e una cosa inutile. Allora già c'è qualcosa che comincia a stridere. È vero che quando i bambini giocano, se voi guardate, sono serissimi. Fanno qualche cosa che per loro è molto importante. Però Paolo Barogno, che organizza attività ludiche anche con i ragazzi di scuola media, quindi vuol dire che li si invita a fare cose inutili. Ma diciamo che per me, personalmente, il gioco è vivere. Mi spiego. Quando uno gioca, ma io sono sicuro che anche voi vi ricordate quando, per esempio, fate una partita a scopa, che è un gioco tradizionale di carte che di sicuro qualcuno di voi conosce, in fondo mette tutto se stesso, le sue emozioni, il ragionamento per cercare di capire il proprio compagno, ma che cosa mi sta dicendo, io voglio arrivare a uno scopo, vorrei vincere la partita, che cosa devo fare? Quindi in fondo è come vivere, cioè si mette in gioco le proprie emozioni, le proprie capacità per evidentemente arrivare a raggiungere uno scopo. Quindi per me che cos'è? E anche per i ragazzi a cui propongo i giochi, è sì qualcosa di serio, perché i ragazzi prendono molto seriamente il gioco, ma è proprio come un piccolo spaccato di vita. Un piccolo spaccato di vita che però si fa con qualcosa di inutile e non con un'attività lavorativa che può magari risultare pesante. Quindi da questo punto di vista io credo che sia assolutamente fenomenale come attività, proprio perché tira fuori proprio le nostre capacità, le nostre competenze, il nostro piacere, in un sunto di un'ora di attività.
una cosa seria, inutile, che ci insegna a vivere. Siamo un po' più vicini forse alla verità, sembrerebbe qualcosa di inevitabile a questo punto. Magari alcune persone dicevano prima di arrivare qui, sì, io di per sé non gioco. Giocavo quando ero ragazzino, magari giocherò più avanti quando non avrò più nulla da fare, adesso non gioco. Invece in fondo tutti in una maniera o nell'altra, anche solo magari guardando partite di calcio alla televisione, giochiamo o guardiamo gli altri giocare. Però è vero che magari, e qui volevo anche proprio rifarmi all'esperienza proprio di vita dei nostri ospiti, magari c'è un'età in cui si gioca meno, da bambini si passa il tempo a giocare. Poi a un certo punto uno ha l'impressione di smettere, magari giochi indirettamente, appunto dedicandosi alle attività artistiche, giocando a calcio, però proprio questo tipo di giochi magari uno smette di farli. E invece poi, guardate che cosa hanno portato i nostri ospiti, poi si ricomincia. C'è quindi una riscoperta del gioco in età adulta, lo chiedo per primo a Matteo Boca, e c'è un momento preciso nella vita in cui avviene questa riscoperta. Come succede che un adulto ricomincia a giocare con altri adulti? Ma da come la vedo io, in realtà, cioè, giusto, cioè non per andare contro, nel senso, io vedo in realtà il bambino più che un giocatore, vedo il bambino come un ideatore di giochi. Cioè, se vogliamo, un bambino è game designer, perché... Game designer è proprio la persona che inventa i giochi. L'inventore del gioco, perché è un bambino, qualsiasi cosa gli mettiate davanti, lui inizia a giocarci. Dal tostapane a un giocattolo vero e proprio, a un cubo di legno di color legno, inizia a giocare, si inventa delle storie, inventa dei modi per farlo, e se decide che quel cubo di legno è, non so, un treno, nessuno lo convincerà diversamente. Dopodiché inizierà con gli altri, secondo me c'è un passaggio in cui inizia a coinvolgere i suoi amici nel giocare. Quindi in realtà da ideatore di giochi inizia a partecipare ai giochi. E non so sinceramente se c'è un calo. Cioè magari c'è un calo nel gioco come si concepisce. Magari da giovani si gioca a Tris, all'elementare si gioca a Tris sul banco con il vicino. In realtà credo che il gioco cambi a seconda della sensibilità. Cioè anche solo, vabbè, adesso a colpo d'occhio vedete i giochi che sono su questo tavolo, ognuno di voi sarà attratto da uno diverso per motivi molteplici, ed è giusto che sia così. Cioè io vedo come gioco quando si è, non so, una cosa che io facevo da in realtà anche qualche mese fa, cioè non sto dicendo da piccolo, è in macchina quando piove, nessuno di voi ha mai fatto le gare con le gocce, cioè quando ci sono magari due gocce che scendono, dire secondo me arriva quella in fondo per prima, o tipo oh, guarda questa si è agganciata e è diventata più grossa. Cioè nella mia definizione di inutile ricade anche questo come gioco, quindi in qualche modo credo che tutti un po' sappiano giocare. Cioè magari sono d'accordo, mio papà è il primo che mi metto davanti questo, mi dice io quella roba lì non la gioco subito, però comunque gioca, gli piace mettersi lì, non so, quando si fa i suoi schemini, a fianco magari gli fa un disegnino, a fianco si mette con la mia nipotina, lui è il nonno, quindi gli ritaglia con la gomma piuma una faccia, quello è giocare. Cioè non lo riconosce perché l'adulto non deve mai riconoscere che sta giocando, perché ormai lui è un nonno, però di fatto gioca, quindi... Quindi non si smette mai, ma... Secondo me trasformi, sì. Nel campo dei giocatori, dei giochi da tavolo più duri e puri, che scrivono nei blog, eccetera, c'è una parola per chiamare quelli che non giocano. Come li chiamate tecnicamente? Allora, è una parola che un po' a me disturba, che li chiamano babbani, data da i film di Harry Potter, cioè dai libri, scusate, dai Così film, scherzosamente. Scherzosamente. In realtà mi disturba, se devo essere sincero, perché fa un po' snob. Cioè, quando un gruppo, che di fatto è una nicchia, in realtà il gruppo dei giocatori da tavolo, già hai visto, quelli lì sono quelli che giocano da tavolo, viene sempre visto un po'. Esatto, è già un sottogruppo. Se quel sottogruppo dà un nome di qualsiasi tipo a tutti gli altri, fa un po' snob, secondo me. Quindi io non li chiamerei, li chiamo appunto non giocatori o non ancora giocatori. Ma questi non ancora giocatori, fra questi non ancora giocatori o babbani potremmo annoverare anche quel giocatore noi che metto che gioca, cioè rispetto a loro, nel senso Risico, Monopoli, mi diceva, però giochi che... Vecchi. Sì, è come dire a un appassionato di letteratura contemporanea, dire anch'io conosco gli autori contemporanei, ho letto Petrarca, Dante. Quindi in questo caso c'è stato un momento in cui... Sia magari studiandoli, si avvicina ai giochi, però in cui Luther Giannone ha smesso di giocare in prima persona.
Sì e no, nel senso che, allora, innanzitutto devo dire che questi giochi, pur essendo davanti a me, non sono miei. Quindi, per così fugare ogni dubbio, cioè, io, come diceva Andrea, sì, ho a casa, credo, il Monopoli, lo Scarabeo, credo, ma ancora vecchi di quando ero piccolo io. Però io sono un grande giocatore, cioè io sono un appassionato di giochi, devo dire che qua sono affascinatissimo, forse anche perché la mia natura di antropologo mi porta a curiosare, quindi io sono di natura un curioso, quindi adesso starei qua a giocare a ognuno di questi giochi, infatti avviserò mia moglie che arrivo alle 3 o 4. Quindi io continuo a giocare e in fondo, come si diceva prima, il gioco non è solo prendere un gioco da tavolo, aprirlo, conoscerne le regole e le situazioni e tutto quanto e mettersi lì dall'inizio alla fine, è anche guardare le gocce sul vetro, è questo il gioco. È interessante anche il fatto che in italiano giocare abbia un certo significato e in altre lingue per dire giocare si dice spielen o jouer o play, che hanno dei significati anche vicini ma differenti, cioè anche suonare uno strumento si dice spielen, anche recitare si dice spielen, quindi, o anche, certo. Questa cosa è molto interessante, cioè la nostra lingua porta all'idea di gioco verso un ambito, mentre in altre lingue questo ambito è molto più ampio. Quindi secondo me ognuno di noi, anche i babbani, non so, io non ho letto libri di Harry Potter, secondo me anche queste persone giocano, cioè magari non se ne rendono conto così, però non, secondo me non si smette mai di giocare. Un'altra cosa che mi interessa dire è che la nostra cultura ha questo iato tra la fanciullezza, quindi un'età in cui si gioca o si ha più tempo per giocare, e l'età adulta. In altre società non è così, cioè in altre società anzi sono quasi più gli adulti che giocano, quindi è più un'attività che si raggiunge, che si pratica quando si ha un'età matura. Ci vuole una vita per imparare a giocare. Esatto, anche perché spesso in alcune culture i giochi sono estremamente importanti proprio per la gestione del gruppo, per la gestione della società, per evitare le guerre, per evitare i conflitti. Cioè ci sono dei giochi che sono dei giochi veri e propri, ma che permettono in questo modo di sopire certe aggressività che altrimenti sfocerebbero in atti bellici sicuramente. Quindi questo è un argomento che poi vorrei sviluppare, questo dell'utilità anche del gioco, che di base parte come attività inutile. Ma prima volevo sentire sul momento in cui si torna a essere giocatori, oppure, come abbiamo sentito da Matteo Bocca, sul fatto che si resta sempre giocatori, anche Paolo Barogno, che è, come del resto anche lo stesso Matteo Bocca, anche un collezionista di giochi da tavolo. Perché alla fine uno non è che ne compra uno, due, cinque, dieci, o venti, o cinquanta. Ne vuole avere di più. Paolo Roni, hai contato i giochi della tua ludoteca o preferisci lasciarli nel vago? No, li ho contati perché ne tengo traccia. Il problema è che devo nasconderli a mia moglie, perché evidentemente se lei scopre qual è la lista dei giochi da tavolo che posseggo nella mia ludoteca, che evidentemente supera i 300, comincerebbe a farmi una lista e mi direbbe: va bene, ok, tu hai questi 300 giochi, allora a me piacerebbe avere anche questo, insomma. E dopo c'è una questione legata anche appunto a livello proprio etnologico al baracco, diciamo così, allo scambio. Comunque, io non è che ho sempre posseduto tantissimi giochi, non sono mai sempre stato un grandissimo giocatore, questa passione l'ho sviluppata da adulto, perché credo che quando uno è adulto a un certo punto capisce anche un pochettino che cosa vuole. Però è vero che in ognuno di noi c'è comunque, come dire, una piccola scintilla di giocatore che non lo abbandona mai. E questo noi lo vediamo tantissimo quando facciamo la divulgazione nelle fiere. Perché nelle fiere abbiamo, per fortuna, anche l'occasione di... Magari spiego, ci sono delle fiere proprio dove si riuniscono tutti gli esperti di giocatori da tavolo, ma anche le ditte che li producono. E poi appunto alcuni volontari, in effetti, perché voi andate come volontari, per il puro piacere di divulgare la propria passione, come diceva Paolo, vanno a spiegare come si gioca. Cioè, diciamo così, io francamente, a parte mio cognato, che abita tra l'altro nella nostra stessa casa, non conosco nessuno a cui proporre un gioco e mi dice: no, io assolutamente qualsiasi tipo di gioco non lo voglio fare.
Cioè, se uno mi dice io non voglio praticare un gioco, è perché, come dicevo prima, ha come paura di mettersi in gioco. Ma in realtà, quando comincia a mettersi in gioco, poi non lo ferma più nessuno. Questa è l'esperienza che ho io. Noi abbiamo talmente tanti giochi, ormai oggi, con questa grande... questo grande sviluppo nel mondo ludico che negli ultimi anni ha veramente avuto un boom incredibile, che è difficile trovare, non trovare un gioco per, che vada bene per qualcuno o per qualcun altro. E infatti il lavoro di Matteo e anche in parte il mio con la nostra associazione è proprio quello di avvicinare ognuno di voi, ognuno, a trovare il gioco giusto per la serata giusta, perché qualsiasi persona che abbia... diciamo così, 8 anni guardando questa scatola piuttosto che 99, sempre guardando questa scatola, può trovare quello che ti piace. Tranne tuo cognato. Tranne mio cognato. Matteo Bocca avrebbe un gioco per tuo cognato, penso. Beh, sicuramente. No, più che altro io a riguardo, adesso che dicevi questa frase, mi è venuta in mente una cosa abbastanza particolare. Spesso nelle fiere, quando si è in dimostrazione, capita che qualcuno ti dica: ah, a me non piacciono i giochi, in realtà, cioè più della trovare il gioco giusto che diceva Paolo, c'è qualcuno che dice: a me non piacciono i giochi, io non sono capace a fare i giochi. E secondo me questo dipende molto dall'informazione che esiste sulla parola giochi, intesi come i giochi che abbiamo qua davanti. Vi spiego da cosa deriva questa mia convinzione. Nessuno di voi in questa sala direbbe mai: a me non piace la musica, o a me non piacciono i film. Nel caso direste: a me non piace la musica classica, a me non piacciono i film d'azione, non mi piacciono i western, ma nessuno direbbe: non mi piacciono i film. Cioè, voi sapete che esistono diverse tipologie di film, sapete che esistono diverse tipologie di musica. Alcune vi piacciono, alcune no, ci sono quelli che vomitano nel microfono, piacciono meno, però fanno i concerti che fanno il sold out, quindi è questione di gusto. Quindi quando qualcuno in realtà dice la frase: a me non piacciono i giochi, di fatto è solo perché non sa quali sono le tipologie di gioco, lasciamo stare i titoli nello specifico. E secondo me, appunto, qua sopra c'è davvero tantissimo di diverso l'uno dall'altro. Cioè, io non dubito che a qualcuno questa cosa che si muove, ci sono degli oggettini da mettere sopra, possa dire: oh, voglio provare subito. C'è anche qualcuno che dice: io quella roba lì non sono capace, perché appena metto cade, non ho pazienza, non sono capace. Perfetto, l'ideale è, mi confermerai, non farlo giocare a questo gioco. Se uno non è attratto al primo colpo d'occhio a questo, non deve giocarci, non è il suo gioco. Preferisce questo che è un plichettino. Meglio, sono più attratto, guarda, lì c'è su un funghetto l'immagine più carina. Meglio provare su quello. Quindi sono d'accordo che non esiste qualcuno che non gioca. Al limite c'è qualcuno che non sa cosa sono i giochi. Alla fine quello lo potete provare se volete, ma ho visto che prima anche Guido Giovannoni, quando Paolo Bruno diceva: uno che ha paura di mettersi in gioco annuiva, forse può, c'è anche il gioco può far paura. Il gioco sicuramente può far paura, sì, perché ci si inoltra in un ambito inizialmente sconosciuto, perché il gioco è, dal punto di vista antropologico, ma poi anche in realtà, in effetti, crea delle regole e permette di staccarsi dal mondo reale. Quindi c'è una differenza tra il mondo del gioco e il mondo reale. Si entra in un ambito in cui ci sono delle regole ben precise e che sono spesso, diciamo così, molto rigide. E chi gioca, questa è una cosa anche interessante, deve condividere queste cose e rispettarle. Quindi questa cosa può incutere timore, questo è certo, perché forse non tutti sono pronti a fare un passo del genere. Adesso chiaramente qua si esagera, però un certo imbarazzo, forse il cognato è anche per questo che... Stiamo facendo una diagnosi. Potevamo invitarla. Perché proprio si deve accettare delle regole precise. Questa cosa è importante anche a livello proprio di culture, cioè le culture si riconoscono anche perché rispettano un certo numero di regole, che siano legate o meno a un gioco, questo è, poi è da vedere caso per caso,
però è molto importante. Cioè, io penso a un clan che è diviso in due gruppi totemici, quindi due gruppi che si riconoscono in un antenato e devono rispettare delle regole, è una specie di gioco che c'è all'interno del gruppo, di questo clan, e deve essere rispettato. Se non viene rispettato non funziona, o ci sono delle sanzioni che possono anche essere pesanti, quindi sicuramente una certa paura può esserci. Però per Luther Giovannoli adesso stiamo parlando di questo tipo di giochi che occupano un certo spazio. In fondo uno potrebbe dire, e qui volevo proprio introdurre un nuovo aspetto della questione, grazie a questo oggi uno può giocare da solo in qualunque posto si trova, non ha nemmeno bisogno del gruppo, della società, del confronto con gli altri. Cioè, c'è una nuova modalità di gioco che da anni si sta diffondendo e che in fondo sembrerebbe contraria ai giochi concreti, dove tocchi la barca e ci appoggi delle cose sopra, che è l'aspetto virtuale. Oggi in un telefonino ci sono migliaia di giochi accessibili e uno li può giocare da solo. È un cambiamento, penso, anche culturale, antropologico. Certo, sì. È un cambiamento enorme. Cioè, io lo associerei al cambiamento che c'è dovuto allo stesso motivo con la fotografia. Cioè, oggi ognuno di noi è fotografo, perché ognuno di noi in tasca ha un apparecchio fotografico. Perché i cellulari oggi hanno una macchina digitale con una qualità che è addirittura superiore a quella delle macchine digitali di non molti anni fa. Ma siamo veramente tutti fotografi? No, cioè, comunque tutti noi facciamo fotografie perché lo possiamo fare, però i fotografi sono comunque qualcos'altro. Allo stesso modo, secondo me, anche qua, poi ognuno di noi può giocare perché ha la possibilità materiale di farlo in qualsiasi momento. In qualsiasi momento lui si può staccare dalla realtà e quasi anche dal luogo, perché magari lo si vede sul tram, sul bus, una persona a giocare, quindi si estranea. Però in sé il gioco, come lo vedo io da antropologo, da etnologo, è proprio qualcosa di sociale. E quindi mi trovo in questo momento un po' in imbarazzo, perché non so come analizzarla questa cosa, anzi è proprio quasi uno staccarsi dalla società, un passo indietro. Infatti io penso che i giocatori, forti giocatori, che poi sembrano uno che gioca d'azzardo, ma i forti giocatori di giochi da tavolo, se non apriamo anche quel capitolo, altrimenti come Paolo Barogno, non per forza sono giocatori di videogiochi, non so se tu, Paolo Barogno, oltre ai 300 giochi hai anche 300, 400, 1000 videogiochi, o invece ti piace l'aspetto concreto? Prima di tutto devo dire che a me piace moltissimo l'aspetto sociale di cui accennava lui prima. Nel senso che quando noi ci sediamo a un tavolo per giocare, uno degli obiettivi è evidentemente quello del piacere del gioco, ma nello stesso tempo è anche il piacere della compagnia. È come quando voi vi sedete al tavolo per fare una partita di scopa, sarà la milionesima partita di scopa con le stesse regole, con la stessa modalità, uno potrebbe dire, io dopo un po' mi stufo. Invece c'è tutto un aspetto sociale, un aspetto, come dire, della presa in giro, per esempio, dei propri amici, un aspetto legato al fatto che oggi va bene a me e domani va bene a te. Quindi ci sono tutti questi aspetti che, tra l'altro, tanto per riprendere quello che dicevo all'inizio, fanno parte della vita, perché anche all'interno della vita ci sono tutti questi aspetti. Evidentemente è chiaro che questo è un aspetto per me molto importante. Per rispondere alla domanda legata alla questione dei videogiochi, io sono sempre un po' in imbarazzo, perché non vorrei mai essere frainteso. Nel senso che io credo che i due tipi di attività, chiamiamola così, i due tipi di attività ludica possono essere complementari. Allora, io non sono un videogiocatore, ma perché non ho tempo di farlo. Per il semplice fatto che, oltre al lavoro che svolgo, evidentemente, che mi porta via del tempo anche a casa, ho una moglie, per fortuna, e sono molto contento di averla, quindi un po' di tempo lo passo anche con lei, e nel tempo che ho a disposizione, oltre a giocare, per esempio, leggo le regole dei giochi. Quindi ho poco tempo per giocare, per videogiocare di fatto, perché tutte le mie attività che mi prendono del tempo non avrei il tempo di farlo. Ma non è che lo escluda. Il videogioco sviluppa delle competenze di un certo tipo, tanto adesso per parlare, diciamo, un po' così a livello didattico-educativo. Il gioco da tavolo ne sviluppa altre. È chiaro che non potete chiedermi cosa preferisco, perché mi sembra assolutamente evidente. Questo tavolo parla chiaro. Questo tavolo parla assolutamente chiaro.
In tutti e due gli aspetti c'è il problema della compulsività, cioè il fatto di entrare nel gioco e pensare soltanto al gioco. Questo è un rischio che anche noi giocatori da tavolo, pur essendo, diciamo, delle mosche bianche da un certo punto di vista rispetto ai videogiocatori che raggruppano una comunità molto più grande, i vostri figli, i vostri nipoti per esempio, lo sapete benissimo anche voi, è chiaro che anche noi abbiamo il rischio di una di un'immersione. I fenomeni di dipendenza sono più elevati nel caso del gioco virtuale. Ma a proposito dei giochi virtuali, io parlavo prima di crescita, però siamo poi sicuri che i giochi virtuali siano in crescita a danno dei giochi da tavolo? Tra l'altro, ho qui anche, pensate, il gioco più antico del mondo. Si tratta di questo ossicino. Era un ossicino, un agliosso, un ossicino della gamba delle pecore che prima ancora di inventare i dadi veniva usato proprio per, a seconda della faccia su cui si ferma, uno vinceva o perdeva. Curioso che il gioco più antico del mondo venga riproposto in una scatola di gioco moderno con addirittura delle carte con immagini da fotografare con il cellulare per accedere a dei nuovi aspetti del gioco. Quindi il virtuale e il concreto possono anche riunirsi. Ci sono gli agliossi di plastica, non li hanno più presi dalle pecore, e ci sono. Quindi si possono incrociare i giochi. Volevo chiedere proprio a Matteo Bocca, ma in questi ultimi anni, ne abbiamo già accennato, il gioco da tavolo ha conosciuto un boom straordinario come mai in precedenza. Vengono prodotti migliaia e migliaia di giochi ogni anno, le fiere accolgono migliaia di visitatori. Allora questa predominanza del virtuale non c'è. Ma allora, per esperienza posso dire che, come giustamente si diceva, il virtuale e il reale sviluppano abilità differenti. Vedo anche in ludoteca da noi in realtà una voglia di venire a giocare da tavolo per il discorso del sociale, del poter staccare. Cioè è vero che tutti col cellulare magari possono fare un giochino eccetera, però siamo in una realtà in cui tutto il giorno, volenti o nolenti, siamo attaccati al computer o comunque attaccati a internet o alla televisione, e in qualche modo c'è la voglia di staccare. Cioè io vedo nelle serate di gioco, saranno una su 50 persone, facciamo più o meno una media di 50 presenze in ludoteca da noi, c'è una, due persone che giocano col cellulare sul tavolo, che devono comunque poter accedere al mondo virtuale, tutti gli altri si dimenticano totalmente. E la cosa che fa capire come la gente abbia voglia di toccare le altre persone, tanti vengono in ludoteca solo a bersi una birretta. Cioè sembra paradossale, ma ci sono persone che prendono la macchina, escono da noi, ci sono persone presenti da Borgomanero eccetera, per darvi l'idea sono 30-40 km di distanza, quindi persone che fanno magari anche quasi un'ora di auto, vengono, si bevono una birra, si siedono al tavolo con chi sta giocando, si fanno la loro chiacchierata e poi tornano a casa. Cioè il gusto di avere delle persone a fianco, indipendentemente da quello che si sta giocando, secondo me batte il virtuale. Altra cosa che secondo me vince sul virtuale è in qualche modo chi giocava solo e si trova una volta a giocare da tavolo, poi piano piano migra di qua, è che nel gioco da tavolo sei te stesso. Nel mondo virtuale, penso ai giochi multiplayer, quelli dove anche solo il gioco da calcio, quando si gioca a calcio tu collegato a internet puoi giocare a calcio contro uno in Uzbekistan, per intenderci. Ci sono quegli insulti, quella rabbia, quella voglia di essere un'altra persona, farsi bello oppure sbeffeggiare l'avversario, che a un tavolo da gioco non lo farai mai. Persone magari timidissime nel mondo virtuale diventano aggressivi, tipici leoni da tastiera si chiamano. Sul gioco da tavolo non lo fai, ma non per paura di prendere uno schiaffo dall'altro, ma perché ti accorgi che non c'è vera ostilità. Adesso vedendo sul tavolo, scusate, vado un po' spazio, nel caso alzatemi la mano, fermatemi, sono tranquillo. Ci sono giochi, addirittura Space Alert è un esempio di questi, dove non c'è un vincitore e uno sconfitto. Si vince, si perde tutti insieme, di fatto. Ci sono giochi dove il metagioco, cioè quello che è esterno al gioco, l'interazione fra i giocatori, è oltre chi ha vinto e chi ha perso. Mi viene in mente Dixit come gioco, puoi confermarmelo, in cui giocate la partita, si decreta un vincitore, ma vi assicuro che a nessuno è mai interessato chi ha vinto a Dixit. Nessuno ha mai detto ho vinto e nessuno ha mai detto caspita avrei potuto vincere io. Abbiamo giocato, la partita è finita e anzi di solito si dice vabbè facciamo un'altra mano. Cioè è una di quelle cose paradossali che
un gioco che ha come scopo decretare un vincitore, a nessuno interessa farlo, e anzi è quasi visto come un limite essere arrivati al traguardo, perché il coniglietto ha superato il 30 di valore, cioè questo è quello che ha il vantaggio del gioco da tavolo su quello. E in effetti c'è un boom esagerato, voluto anche, o meglio, grazie anche a quello che vivono i tedeschi. In Germania, vedendo le fiere anche come Essen, che è la fiera del gioco da tavolo a livello mondiale, in Germania si gioca in famiglia. Hanno premi per i giochi da tavolo, come lo Spiel des Jahres, che è dedicato al gioco per le famiglie. In Germania c'è la cultura del papà, la mamma, il bambino e uno o due persone accessorie alla famiglia che si trovano a giocare insieme. Ed è sintomatico quello che si diceva, il fatto di avere culture che valutano molto il gioco. Per noi, almeno io parlo di noi, io vengo dall'Italia, e per noi è stare a tavola a mangiare, la convivialità, cioè da noi i pranzi sono rinomati perché ci si trova per un pranzo, ci si siede a mezzogiorno e anche se hai finito di mangiare a 1:30, fino alle 4 non ci si alza, facciamo un caffè, poi dai ne facciamo un altro, tagliamo una fetta di torta. In Germania questo è visto con il gioco da tavolo, per esempio. Quindi questo, ci sono diversi spunti interessanti che magari possiamo sottoporre anche a Guido Giovannoni, che diceva prima di confessare un certo imbarazzo nel non capire questa presenza del gioco virtuale, e adesso invece scopriamo che però c'è un controattacco del gioco concreto che sembra non aver paura del gioco virtuale, quindi vuol dire che è proprio un bisogno in sé. E scopriamo anche questi aspetti di giochi cooperativi, come Space Art, in cui si gioca tutti insieme contro il gioco e si vince insieme, o di giochi come Dixit, in cui in fondo non importa chi vince. È un'evoluzione, certo, antropologicamente. Questa cosa invece non mi stupisce, devo dire, proprio perché l'uomo è un animale sociale. Insomma, viviamo in un gruppo e grazie al gruppo che siamo arrivati qua. Cioè, se fossimo stati degli individualisti probabilmente non saremmo riusciti ad ottenere quello che abbiamo ottenuto. Esempi simili ce ne sono in giro per il mondo molti. Io ne cito solo uno, le isole Trobriand, sono delle isole della Papua Nuova Guinea, dove negli anni 20, già prima, arrivò Bronislaw Malinowski. Chi è? Non voglio annoiarvi adesso perché stiamo parlando di cose molto più divertenti di quelle antropologiche che posso raccontarvi io, però Malinowski era una persona, una figura importante dell'antropologia, perché è stato il primo antropologo europeo, lui era polacco, ad andare sul campo e a fare le sue analisi le sue osservazioni sul campo. Prima da allora le cose venivano fatte a tavolino, in biblioteca, leggendo i diari di viaggio dei marinai o così. Malinowski partì e andrò nelle Trobriand e fece la prima osservazione antropologica, diciamo così. Scrisse un libro importantissimo, Gli Argonauti del Pacifico Occidentale, e descrive un processo interessante che si chiama Kula, ed è un processo di scambio. Allora, ci sono delle popolazioni che vivono in quelle isole che ciclicamente ogni anno fanno dei percorsi molto lunghi in canoa, ma sono delle barchette, oggi queste cose non vengono più fatte come venivano fatte allora, però allora su delle barchette veramente piccolissime facevano centinaia di chilometri in un percorso circolare per scambiarsi ritualmente degli oggetti. E non c'era un vantaggio o uno svantaggio per uno o per l'altro, era una cosa rituale proprio. Uno portava delle collane all'altro e l'altro gli portava delle conchiglie, grosso modo, no? Adesso semplificando. E questa cosa, questo scambio permetteva di mantenere buoni rapporti. E questo era lo scambio importante. Poi assieme alle conchiglie e alle collane venivano portate anche altre cose molto più utili, il pesce, le cose da mangiare, le cose da vestirsi. Però è proprio questa specie di gioco, io lo definirei proprio così, che era importante. Non c'era un vincitore e un vinto, non c'era un più forte e un meno forte, anche perché poi queste collane che venivano portate la volta successiva tornavano, cioè quindi non rimanevano di proprietà di uno, era proprio un circolare di queste merci. Una cosa straordinaria, no? Proprio un modo per permettere degli scambi e mantenere un rapporto
ottimo tra popolazioni che altrimenti potevano magari farsi guerra o battaglia per avere il predominio su un territorio o su delle risorse. Quindi non mi stupisce il fatto che la gente si unisca per fare qualcosa assieme. Anche per fare dei giochi cooperativi. Esatto, esatto. Che sono stati reinventati, perché poi per un lungo periodo non si giocava giochi in cui qualcuno vinceva e qualcuno perdeva, e adesso appunto nel grande boom sono stati ricreati anche questi giochi. Basta pochissimo per fare un gioco, vedete questo qua che si chiama Coppa, sono delle coppette di legno, un pugno di fagioli, e ci sono una decina di giochi che presenta la scatola che si possono fare con questi materiali. E inventare un gioco è un'attività che si fa spesso, perché queste migliaia di nuovi giochi qualcuno li deve aver inventati. Lo scrittore Giampaolo Dossena, che era anche uno specialista di giochi, disse una volta: in un secolo si possono scrivere decine o centinaia di capolavori. In un secolo non è detto che tra tutti, nella vasta superficie del pianeta, si riesca a inventare un solo gioco veramente bello. E allora queste migliaia che escono ogni anno, che cosa sono? Lo chiedo anche a Paolo Barogna, che è un esperto, è un collezionista, e quindi c'è questo gusto di comprare il gioco nuovo e di vedere come funziona. Ma alla fine, quando si ha 10, 12 o qualche bel gioco classico, dove viene la voglia di comprarne degli altri? C'è la speranza di trovare il gioco, oppure l'inventore di giochi che sia geniale? Tra l'altro ne approfitto per segnalare che abbiamo anche un inventore di giochi in sala, Andrea Gallazzi, che è anche editore con la Space Balloon Games e proporrà tra poco il suo primo gioco, e quindi abbiamo anche questa presenza. Insomma, gli inventori di giochi riescono veramente a dire qualcosa di nuovo rispetto ai grandi classici? Ma secondo me bisogna fare una piccola differenza. Se io vi chiedessi, ditemi due giochi che conoscete, io sono sicuro che due giochi evidentemente con una scatola, non giochi tradizionali di carte. Uno è sicuramente Monopoli, sbaglio? Il secondo potrebbe spaziare dal Trivial Pursuit al Tabù al Pictionary, che sono dei giochi, diciamo così, familiari molto conosciuti, o al Risico. Chi va piano e passando. Oppure, chi va piano e passando. Oppure, e ve ne cito un ultimo, che sicuramente tutti hanno giocato almeno una volta, e che abbiamo tra l'altro degli esempi fantastici fatti dai ragazzi di prima media, di quinta elementare, che spiegavano prima, che è il gioco dell'oca. Quindi, diciamo così, questi giochi li conoscono tutti. Perché li conoscono tutti? Beh, da un lato c'è la questione legata alla tradizione, perché questi sono giochi di cui credo che voi non abbiate mai dovuto leggere le regole. Il Monopoli, che forse tra questi è il più elaborato rispetto a un gioco dell'oca, io credo che se l'avete giocato è perché qualcuno ve l'ha spiegato. Quindi diciamo così che le regole passano molto oralmente. Questo, tra l'altro, magari non so se tu volevi trattare questo aspetto, ma questo è un grande ostacolo nello sviluppo del gioco da tavolo moderno per la popolazione, diciamo così, per l'avvicinamento alla popolazione. Ma di questo ne parleremo dopo. E allora torno alla domanda, perché Andrea, lui lo sa, voi non lo sapete, ma lui mi provoca, perché oltre che essere stasera conferenziere è anche un buon amico, e a volte mi provoca sulle mie collezioni di giochi dicendomi: ma perché tu compri continuamente dei giochi? Tanto comunque le meccaniche all'interno di questi giochi si assomigliano tutte. Allora, devo dire che io lo faccio perché c'è anche una ricerca mia da collezionista, e quindi come ogni collezionista evidentemente qualcosa di anche semplicemente, non so, questa scatola colorata di rosso però ha un valore differente che la scatola colorata di blu, e questo potrebbe analizzarlo l'antropologo probabilmente. Che non è uno psicologo. Non è uno psicologo, però potrebbe trovare degli esempi, per esempio di qualche popolazione che... No, poi io lavoro in un museo, quindi i collezionisti li conosco. Ecco. Però per tornare appunto al gioco nuovo, diciamo che io personalmente sono uno che ricerca tantissimo la meccanica particolare, e quindi evidentemente spaziando su vari giochi, appena vedo una meccanica che mi sembra differente o applicata in modo differente a un gioco, evidentemente sono curioso di provarlo e da collezionista di acquistarlo. L'evoluzione è stata grande negli ultimi anni, dicevamo, sono circa 700 giochi normalmente di media oggi nuovi che vengono pubblicati almeno nella fiera mondiale del gioco da tavolo di Essen in Germania,
E devo dire che una parte di questi evidentemente ripropone con una nuova ambientazione piuttosto che con una nuova veste grafica le stesse meccaniche, è vero. Però c'è stata un'evoluzione e il fatto che si abbiano così tanti giochi all'anno, c'è più probabilità che ci sia anche qualcosa di straordinario. Il gioco che accennava prima Matteo, che si chiama Dixit, che forse qualcuno di voi conosce perché ha avuto una grande eco e quindi anche la distribuzione maggiore, che è un gioco di fantasia, io ho delle carte in cui ci sono dei disegni abbastanza surreali, non so, quello che si arrampica sulle nuvole piuttosto che un disegno cupo di una bambina che si avvicina a un bosco scuro, ed è un gioco di fantasia dove io devo inventare delle frasi, cantare delle canzoni che si ispirano alle carte che ho in mano. E poi, mettendo questa carta faccia in giù, gli altri giocatori, anch'essi ne scelgono una che si ispira alla mia frase, i giocatori dovranno scegliere quella che io ho deciso di scegliere dalla mia mano. Ed è un gioco questo, adesso ho spiegato... Il divulgatore è riuscito a spiegare le regole di un gioco senza che nessuno se ne accorgesse. Facendo una recensione minuta, tra l'altro. questo per me è un gioco straordinario. Questo è un gioco che ha rotto completamente gli schemi rispetto a tutto quello che è venuto prima e di fatto anche a quello che è venuto dopo. Che è un gioco abbastanza recente, di qualche anno fa, 2009, credo. 2009, sì. Sì, 2009. A proposito, diceva prima Paolo Baroni la difficoltà di capire come funzionano questi nuovi giochi. Io apro un gioco e ho un libretto di regole che consta di un certo numero di pagine scritte in piccolo, con degli esempi, e uno dice caspita. E qui interviene Matteo Bocca, che ha creato un canale video in cui ti dà un'idea del gioco in pochi minuti. Però attenzione, lui non ti spiega le regole. Ci sono dei canali video che spiegano le regole, e invece il canale video di recensioni minute che ti dà un'idea di com'è in due minuti. Come è nata questa idea e perché, dal momento che la gente non le capisce le regole, perché non spiegare come funziona il gioco per intero? Allora, diciamo che da un lato è nata da una esperienza personale, vi dico la verità, nel senso che solitamente il giocatore da tavolo è prolisso, è una persona che se qualcuno di voi prendesse in mano una di queste scatole e gli chiedesse, non sembra il caso di Paolo, cioè da come l'ha spiegato non è il suo caso, ma sparando nel mucchio a una qualsiasi fiera, prendete in mano una scatola, com'è questo gioco, quella persona per spiegarvelo ve lo racconta per filo e per segno, senza attenzione aprire la scatola, quindi vi racconta di fantomatici materiali, fantomatiche carte, scritte, cose che succedono e voi state vedendo un parallelepipedo con su un disegno, ok? Ed è la stessa sintomaticità che si ritrova negli esperti del cinema. Se gli chiedete, se è andato al cinema a vedere quello, com'è? E magari succede anche a voi, la cosa che si risponde di solito è la trama del film. E mi è capitato, se qualcuno mi chiede, com'è quel film? E voi gli raccontate la trama per sommi capi del film. Questa cosa dura magari anche 6, 7, 8, 10 minuti il raccontare la trama. Magari aggiungete anche il dettaglio di quella scena che vi è rimasta più nel cuore. Il risultato è che l'attenzione dell'essere umano, dopo un paio di minuti, specie se uno ha cominciato a capire che non gli interessa quello che state dicendo, dentro la vostra testa ci sono le scimmiette che saltano, ah però mi ricordo la settimana scorsa che sono stato al mare, quella persona parla e voi avete già smesso di ascoltarla. Io mi vedo in questa categoria, cioè se uno mi sta parlando lo ascolto, ma nel momento che capisco che non mi interessa non vedo l'ora che smetta di parlare, confesso questa mia carenza. Quindi ho detto, perché non fare una cosa diversa? Quindi quando le persone in ludoteca venivano a chiedermi com'è questo gioco, io cercavo di fare, mi piace dire, la quarta di copertina. In libreria, quando voi dovete scegliere il libro, non vi leggete il primo capitolo di tutto il libro, cioè sarebbe assurdo. Girate il libro, leggete la quarta di copertina e cercate un po' di capire se almeno l'argomento vi interessa, se c'è la quarta di copertina è scritta un po' pesante o c'è il richiamo del... magari non fa per voi, viceversa qualcuno dice è proprio quello che mi piace. E io faccio la quarta di copertina di un gioco. I miei video durano 5, proprio quando mi dilungo vado sui 6 minuti e già lì cerco di tagliare, poi uso la moglie che dico se c'è qualcosa che ti annoia dimmelo, rifaccio da capo, cioè butto e ricomincio. In 5 minuti devo dire tutto quello che può interessare di un gioco. Le regole, ma non vi spiego come si gioca, vi dico più o meno di cosa tratta il gioco.
cioè deve essere palese un gioco differente dall'altro che cosa ha di diverso, altrimenti si ricade nel discorso è la stessa minestra riscaldata. Dico a chi si rivolge il gioco, non tutti i giochi si rivolgono alle stesse persone, alle stesse età di persone, quali sono le abilità da avere nelle persone e soprattutto qual è l'atteggiamento al tavolo che si deve avere. In questo modo voi investite 3 minuti già su, quando si arriva al terzo minuto, perché il mio schema è sempre 20 secondi di introduzione, cioè titolo, autore, editore, due cose, parte la sigla, la sciacquo via veloce. Poi faccio in un minuto e mezzo, come si gioca quel gioco, buttata lì. A quel punto, per chi non è interessato, cambia video. Ha la possibilità di passare un altro video e quindi in 10 minuti avere davanti 10 scatole, di fatto. Chi è interessato ne investe altri 2, 2 e mezzo, 3, per approfondire se può essere proposto al suo gruppo di gioco. Perché magari a me questo gioco piace tantissimo, so che il mio gruppo di gioco non lo giocherebbe mai. Viceversa, altri giochi a me non piacciono, però so che con i miei amici giocherei molto e quindi lo prendo lo stesso. Questa è un po' la mia idea, la quarta di copertina di un gioco. Quello che diceva giustamente Andrea, ci sono i tutorialisti, quelli che ti insegnano a giocare al gioco. Quanto durano questi? Siamo sui, dipende dalle tipologie di gioco, ma ci aggiriamo anche sui 30 minuti. Mi vengono in mente i filmati di Alchila, che in italiano è forse il più forte tutorialista che abbiamo in Italia. Arriviamo a 30 minuti di filmato. Pensate, guardare 30 minuti di filmato su una spiegazione di regole. Poi, per carità, ci sono giochi tipo questo, credo che in 30 minuti cioè, si faccia anche la partita, cioè non riesco a immaginare in 30 minuti di spiegare le regole di questo. Però giochi come Space Alert li possono, diciamo, a grandi linee, se non sei capace, sì, però a grandi linee possono arrivare a questi 30 minuti. E ora mi dico, qualcuno di voi avrebbe la voglia di vedersi 30 minuti per poter decretare sì, il gioco mi piace, no? Io no, cioè io personalmente quei filmati non li guardo e in qualche modo credo che stimolino la pigrizia, è un'antitesi se vogliamo, ma prendere in mano il regolamento, anche se è di 2 pagine, le persone fanno fatica oggigiorno, siamo talmente abituati all'assistenzialismo di Google, cioè non so una roba, scrivo su Google per cercarla, non c'è. Non cerco di informarmi, vado su Yahoo Answer e dico, oh, qualcuno sa come si fa sta cosa. Cioè, cerchiamo di avere tutto subito. Interessarmi è diventato qualcosa in secondo piano, correggetemi. Quindi, avere un filmato che ti spiega come giocare, non dici, bella, non devo leggermi 30 pagine di regolamento e lo guardo. La realtà è che poi giocate sbagliato. E mi riaggancio al discorso del Monopoli che faceva primo Paolo. Monopoli è tramandato oralmente da quasi 100 anni, se vogliamo. Ma io sono sicuro, possiamo fare un test in questa sala, che almeno una regola tutti la giocate sbagliata. E vi faccio subito l'esempio. La regola che ho scoperto più sbagliata in assoluto del Monopoli è questa. Quando si possono costruire le case nel Monopoli? Uno di voi mi risponda. Quando avete la possibilità nel gioco del Monopoli di costruire una casa? Quando tutti i colori. Ok. Quando hai il monopolio dei terreni, ma nel tuo turno devi aspettare il turno degli altri, devi finirci sopra, quando? Cioè il monopolio... Quando ci sei su. Quando ci sei su, diceva la signora? Anche. Devi finirci sopra. Qualcuno ha altre idee? Non è quando hai la cartellina della chance che ti permette di poter mettere su. Poter costruire sopra, altre idee? Abbiamo una sala piena di specialisti. I soldi? Qualcuno sostiene che si possa costruire solo nel proprio turno? Nel proprio turno si può costruire o si può costruire anche nel turno di un altro giocatore? Nel proprio turno, ok. Tutto ciò non è per l'accusa, la regola è sbagliata. Nelle regole del Monopoli esiste una regola chiamata carenza di case che si applica, testuali parole, quando non ci sono case per soddisfare contemporaneamente le richieste di tutti i giocatori e si fa un'asta segreta. Credo che nessuno di voi l'abbia mai usata. Questo significa che voi potete costruire in qualsiasi momento a patto di avere il monopolio. Se voi avete le 3 vie verdi, avete il diritto di costruire e potete farlo quando vi pare. Prima che uno tiri il dado, dopo che ha tirato il dado, mentre sta voglio costruire, voi potete dire alt, costruisco io. E avete la priorità di farlo. Nessuno di voi credo che l'abbia mai sfruttata questa regola. Perché è tramandata orale. Non vi hanno spiegato le regole sbagliate per defraudarvi, perché volevano vincere. Vi hanno spiegato le regole sbagliate perché chi gliela spiegate gliela spiegava così. E questa è una regola talmente piccola, la penuria di case,
che va persa nella trasmissione orale, ed è quello che si perde nel tutorial. Un giocatore vero che si legge il regolamento nel tempo libero, mentre gioca, se gli viene un mezzo dubbio, la prima cosa che fa è prendere il regolamento e va a rivedersi sulla pagina il pezzo che gli serve. Non dimentica nessuna regola, o viceversa, se finisce la partita e dopo lo rilegge si accorge di aver sbagliato e l'altra partita è corretta. Non solo, il giocatore vero ha anche una comunità di giocatori alla quale fare riferimento, perché i giocatori fra di loro si conoscono anche magari senza mai essersi visti, perché Paolo Barogni e Matteo Bocca si conoscevano già prima di stasera, ma era la prima volta che si vedevano, ma hanno perfino già dialogato fra di loro, perché c'è una grande comunità virtuale di giocatori. Infatti Matteo Bocca diceva all'inizio della serata: però non ti immaginavo così, no? Sì, si conoscevano già così brutto. Perché anche Paolo Barogno è un divulgatore non soltanto nell'associazione che ha creato, immagino anche, adesso ce lo dirà, per divulgare i giochi, ma anche via internet, nelle comunità di giocatori, è un personaggio che ogni tanto viene interpellato quando qualcuno ha questi dubbi circa delle piccole regolette. Sì, è vero che poi quando uno ha una passione evidentemente frequenta diversi ambiti. Allora, uno è quello fisico, cioè dell'associazione, uno spazio associativo che noi siamo riusciti a costituire prima a Lugano e adesso c'è anche un piccolo spazio a Bellinzona, dove il vicepresidente Simone De Carli si occupa dell'organizzazione della zona di Giugliasco Bellinzona, e poi ha anche altri spazi. È chiaro che voi vi chiederete: ma come fai a interessarti, a sapere, a conoscere tutti questi giochi che escono? 700 giochi nuovi ogni anno, è chiaro che non li conosciamo tutti, però uno strumento molto utile è evidentemente internet. Quindi effettivamente esiste, soprattutto in Italia, una comunità molto grande di giocatori che frequenta proprio un sito internet che è chiamato La Tana dei Goblin, soprattutto, e che si scambia tutta una serie di impressioni. Addirittura, per esempio, ci sono delle intere discussioni di paginate e paginate, che a volte diventano anche un po' pesanti, sulla discussione se questo è un gioco equilibrato oppure non è equilibrato, oppure io non ho capito la regola di questo gioco ma voi l'avete capita, e quindi c'è tutta una discussione di questo tipo. Cioè si è creato un mondo anche virtuale che da un certo punto di vista aiuta, per esempio, me giocatore a giocare in modo corretto un gioco e nello stesso tempo a interessarmi di questo mondo che è veramente vasto. E in tutti questi aspetti poi sono nati, diciamo così, negli ultimi anni, credo, almeno altri 3 o 4 siti internet, sempre in Italia, in cui tra l'altro uno di questi siti, che si chiama Giochi sul nostro tavolo, ha l'occasione di poter pubblicare gli articoli e le video recensioni di Matteo Bocca, in cui c'è la descrizione proprio di questi giochi da tavolo. Quindi noi di fatto conosciamo anche molto grazie proprio a questa divulgazione. Solo una domanda: cosa vuol dire un gioco equilibrato? Un gioco equilibrato vuol dire, per esempio, che se noi due giochiamo insieme a un gioco per due giocatori, io e lei abbiamo la stessa possibilità di vincere. Quindi se io ho un certo numero di carte in mano e lei ne ha altre, interpretiamo per esempio una situazione in cui c'è una battaglia in corso, una battaglia medievale, e giocando queste carte, che sono tematiche, quindi non carte tradizionali, io giocando delle carte la attacco e lei giocando delle carte si difende e mi attacca, evidentemente se i due mazzi sono disequilibrati io avrò sempre la possibilità di vincere con il mazzo rosso e lei con il mazzo blu non avrà mai la possibilità. Quindi di il gioco è fallito, insomma, il creatore ha inventato un gioco. E questo può capitare, succede, devo dire abbastanza raramente, perché soprattutto per coloro che conoscono i giochi da tavolo, appunto queste comunità ludiche rendono attenti a questi giochi che si considerano rotti, però è chiaro che può capitare che in un mare magnum di giochi da tavolo esistano quei giochi che hanno qualche problema, diciamo, di giocabilità, e quindi non sono equilibrati. Poi esistono i giochi disequilibrati apposta. Uno dei giochi più famosi, diciamo, nelle classifiche del sito mondiale di giochi da tavolo, che si chiama Board Game Geek, che è un sito americano, questo gioco ripropone una guerra, diciamo così, tra il blocco sovietico e il blocco capitalista nordamericano, in cui due giocatori si affrontano. Questo è un gioco totalmente disequilibrato, ma asimmetrico, fatto apposta, in cui il giocatore che impersona, se vogliamo, il blocco sovietico, avrà una potenza che è commisurata al vero blocco sovietico che di fatto nella storia ha, diciamo così, imperversato. Nello stesso tempo l'altro giocatore avrà tutta un'altra forza. E chi vince?
e vince evidentemente a questo punto chi riesce tra i due a spostare gli equilibri mondiali su una scala più verso la fazione piuttosto che quell'altra. Quindi non vince se io ho vinto completamente il gioco, sono arrivato a un punto definitivo, ma vince dopo un certo numero di turni chi ha fatto pendere la bilancia del mondo più verso il, diciamo così, il mondo, chiamiamolo democratico capitalista, non vorrei offendere nessuno, che magari, oppure il mondo, diciamo così, collettivista comunista. Questo adesso è un esempio per farvi capire cosa significa un gioco che è asincrono. Abbiamo visto che questi giocatori hanno anche la passione non soltanto di giocare, ma anche di parlare fra di loro. Diventa quasi un gioco il discutere del gioco. Anche questo ha una valenza sociale, una valenza educativa per il gruppo, per la società. Certo. Si crea un gruppo dove c'è qualcosa che unisce. Senza nemmeno mettersi a giocare, si è già uniti parlando, un po' come stiamo facendo stasera del resto. Beh, allora io colgo il tuo assist per parlare ancora di etnologia e di società che io chiamo semplici. Una volta si diceva primitive, ma non mi sembra molto corretto. E questo mi dà l'occasione di parlare dei miti. Allora, nelle società semplici, queste regole che oggi noi troviamo o su YouTube o troviamo nei libretti, una volta quando ero piccolo io si trovavano sul retro della scatola. Sì, è vero. Nelle società semplici sono raccontate dai miti. Quindi, come si svolge questo scambio del cooler? Torniamo di nuovo alle Trobriand, ma in molte altre società si trovano cose analoghe, è raccontato dagli anziani, molto spesso sono delle culture a tradizione orale, quindi non ci sono dei documenti scritti, quindi il sapere come ci si comporta in società, come si gioca all'interno della società è tutto un parlare, quindi è tutta un'attività che è a monte, che è prima del gioco. E quindi è interessante quanto tu dicevi, perché è una parte fondamentale dell'identità di quella popolazione e delle regole che questa comunità deve rispettare. Il mito racconta quello che noi siamo, come dobbiamo comportarci, quello che è permesso, quello che non è permesso, quello che è tabù oppure quello che è, come si diceva prima, un totem, quindi qualcosa da rispettare. È tutto all'interno di un mito. Però c'è chi dice, come ad esempio io ho portato due libri che sono importanti riguardo ai giochi, questo di Johan Huizinga, che era un olandese, Homo Ludens, dice che il mito nasce proprio già come gioco, cioè il mito stesso è un gioco, racconta di giochi, ma è un gioco il mito stesso. Per Huizinga tutto è un gioco, cioè la stessa lingua è un gioco, perché dice in fondo l'uomo si trova in una realtà che può osservare, ma poi per raccontarla in un qualche modo deve immaginarsela e giocandoci descriverla. Stiamo entrando in un ambito filosofico qua. Però è interessante, no? È molto interessante. Quindi il mito come un racconto che è alla base della società e che ci permette poi di giocare. Quindi si può anche parlare del gioco a lungo senza mai giocare. In effetti tutti quelli che discutono della partita di calcio del giorno prima, in effetti stanno parlando di gioco, stanno creando dei miti, e infatti si parla dei miti sportivi senza giocare direttamente. Abbiamo visto che c'è già stata qualche interazione fra il pubblico e i conferenzieri, adesso siamo alla conclusione della nostra tavola rotonda, ma poi ci sarà la possibilità anche di parlare durante l'aperitivo, però magari qualcuno ha ancora qualche domanda, qualche tema da lanciare prima di concludere o qualche ultima curiosità. Io volevo chiedere la scelta dei giochi per i ragazzi, perché entri in un negozio ci sono tutti questi infinità di giochi, e vorresti regalare un gioco interessante, bello al nipote, però non sai cosa scegliere. Insomma, siamo ai consigli per gli acquisti. come dobbiamo
Ma a chi dobbiamo rivolgere? Posso, perché... Prima di tutto posso suggerire di cercare il canale Recensioni Note o per quelli che citava anche Paolo Baroni o Giochi sul nostro perché tavolo. Perché si vorrebbe regalare qualcosa di interessante che non sia, cioè, poi forse secondo anche l'età, però veramente si ha difficoltà a scegliere un gioco. Sì, c'è da dire che, non so, rispondo io, ma penso che poi anche Matteo evidentemente può aggiungere, c'è da dire che c'è un po' un problema di distribuzione. Cioè, se voi andate alla Migros o alla Manor o al Denner, non lo so, adesso per, non voglio fare pubblicità occulta, non so se tanto ne fare, citati tre, quindi è difficile trovare i giochi da tavolo perché semplicemente il settore marketing non investe in ricerca da questo punto di vista. Infatti noi, per esempio, per cercare, per comprare questi giochi da tavolo, beh, spesso ci affidiamo a internet anche in questo caso, e nei maggiori centri ticinesi c'è effettivamente la presenza di qualche negozio, sono uno o due negozi, un negozio diciamo per città più o meno, in cui trovare una scelta più o meno vasta. Io di solito do due consigli quando bisogna pensare a un gioco per i ragazzi. Prima di tutto bisogna anche capire chi si ha di fronte. Perché per esempio nell'attività che faccio io alle scuole medie, io ho mezz'ora di tempo, pausa pranzo, loro finiscono di mangiare a mezzogiorno e mezza e alla una si ricomincia, più o meno 1:10 si ricomincia la scuola. Quindi io quando ho costituito la ludoteca per la scuola ho dovuto pensare a giochi che durano lo spazio di 30 minuti al massimo. Questo è secondo me una prima importante riflessione. Quindi soprattutto se i ragazzi non sono così abituati a giocare, fare giochi troppo lunghi non ha senso. Io lo vedo con i miei nipoti, perché appunto mio cognato che non gioca, ma lui ha 6 figli e di questi 6 figli la maggior parte gioca, però con me è il ciclo della vita. È il ciclo della vita. Devono sottoporsi ai miei playtest di tutti i giochi che compro. No, però evidentemente questi ragazzi spaziano dalla terza media fino a 3-4 anni e quindi con i più grandi, perché con i più piccoli io ho poca pazienza, devo dire che non posso fare giochi troppo lunghi perché vedo che la loro concentrazione poi viene persa. Quindi questo è un aspetto secondo me molto importante. E poi si comincia da giochi abbastanza semplici, poi pian piano uno, se ha la passione, svilupperà anche diciamo così dei giochi più complessi. Il secondo consiglio che vi do è di pensare a dei giochi che hanno delle regole piuttosto brevi, almeno per i ragazzi, perché io credo che lei signora, se comprerà un gioco, non credo che si metterà lei a leggere le regole prima di consegnarlo al nipote e poi glielo consegnerà dicendo ti spiego io come funziona. Non credo che funzioni in questo modo, quindi è importante anche agevolare questo passo, se no altrimenti il gioco che viene regalato viene messo sullo scaffale e non viene più usato. Quindi i giochi sono veramente tanti, dopo eventualmente ci possiamo fermare. Questo è il posto giusto per avere dei consigli su questo, ma li possiamo anche insomma dare. Però credo che i due aspetti più importanti siano questo: un gioco che di breve durata e che abbia delle regole piuttosto semplici. Ma sì, ma in realtà appunto. Oppure prendere quello che sembrava. E poi un'altra cosa che tanti sono in inglese. Sì. Beh, quello è un problema secondario perché sì, moltissimi giochi perché non hanno l'inglese, lo sanno quasi tutti, io non lo so, ma dicevo secondario più che altro perché spesso molti giochi, almeno la tendenza ultimamente, a parte alcuni giochi basati sul linguaggio, sono indipendenti dalla lingua. Cioè, per intenderci, la dama e gli scacchi, se io compro una scacchiera in Germania, in Francia, in Venezuela, non mi importa, riesco a giocare nel momento in cui apprendo le regole. Se rispondo alla domanda nel senso... Questo è indipendente dalla lingua, direi. Esatto, sono dei... È un funghetto con sopra delle gemme. Dopo ve lo spiego, è fantastico. Capisco quale può essere l'imbarazzo nel scegliere il gioco, nel senso, andare sul mio canale può servire in un secondo step, quando uno ha un po' le idee chiare, perché io posso immaginare la signora che entra di fronte a uno scaffale pieno di giochi e... la durata, la semplicità, cioè è ovvio che uno è sommerso da questo. Il consiglio è, come diceva Paolo, piuttosto, soprattutto per le prime volte, poi se il nipote entra nel giro ci si va insieme, andare nei negozi specializzati, secondo me è la cosa migliore. Un negozio specializzato come quello che diceva, che vende solo giochi, è sicuramente aperto da un appassionato, è sicuramente aperto da una persona che gioca, che si intende di giochi, eccetera. La cosa più comoda da fare è entrare e dire
senti, io voglio un gioco per mio nipote, non ci ha mai giocato, io voglio le regole semplici, voglio giocare anch'io, ma non so giocare anch'io. Cosa mi consigli? E lui dagli scaffali, tra mille, fa semplicemente questo. Secondo me è la cosa più facile, cioè i negozi specialistici, come tutti i negozi specialistici di tutti gli ambiti, sono aperti da persone che comunque ne sanno. Magari poi si deve beccare i 20 minuti di racconto, però lei si prepara qualcosa nella testa per spegnerlo, quando ha finito poi paga e si è a posto così. Vedete che siamo già entrati appunto in una dimensione, dicevo, di consigli per gli acquisti, ma adesso ci sarà la possibilità anche di curiosare per questi giochi. Qualcuno voleva ancora intervenire? Laggiù in fondo, prego. Faccio un po' un paragone con i libri. Una volta scrivevano in pochi e scrivevano dei capolavori. Al giorno d'oggi scrivono tutti e i capolavori se ne trovano pochi. Lo stesso paragone vale per i giochi. Sì, qui, in quanto riguarda i libri, sono forse corresponsabile anch'io del ci metto anch'io del abbiamo anche un autore di giochi in sala, e quindi alla fine, effettivamente, è chiaro che più novità vengono prodotte, meno è facile che siano tutti capolavori. Però alla fine, perché nasca un capolavoro, bisogna produrre parecchie opere. Non è che una volta si scrivesse per forza meno, è che adesso resta meno di quello che veniva scritto, ecco. Magari oggi si pubblica di più, penso che anche nei giochi valga la stessa cosa. Ci sono giochi antichi che venivano giocati senza bisogno di pubblicarli e di metterli in una scatola. Oggi magari è diventato più facile pubblicare, ma questo ci porta insomma in un discorso complesso e forse anche antropologico. Insomma, oggi non basta più giocare, non basta più leggere, c'è il desiderio di inventare giochi o inventare libri. Sì, siamo al discorso di prima, secondo me. Poi ognuno oggi può essere un fotografo, può essere un inventore di giochi o un inventore di libri, che è anche bello, cioè, per l'amor del cielo, io non voglio frenare questi desideri. Se uno si sente portato è giusto che lo faccia, oggi c'è la possibilità di farlo e poi tra mille magari ce n'è uno o due che risulta di grande successo. Quindi c'è anche da dire che oggi c'è un grande commercio di tutto questo, quindi ci si lucra un po' anche. Quindi se ci sono 700 giochi all'anno è perché la gente, probabilmente, o i produttori, le case che producono i giochi, pensano di averne un ritorno economico. Questo è sicuramente anche un discorso che potrebbe essere fatto. Volevo rispondere, tra virgolette, in maniera provocatoria, se mi passa. Togliendo di quegli 800 i 100 orribili, e questo siamo d'accordo, nel senso anche Paolo di conferma, cioè sicuramente l'accessibilità al poter produrre, avere il proprio banchetto nelle fiere è diversa di quella che c'era 30 anni fa. Quindi se qualcuno ha una passione, ha, facciamo, 2000 euro, di fatto può fare 1000 copie di un gioco di carte e provare a venderlo, indipendentemente dalla qualità, non deve passare da una casa editrice, una selezione, eccetera. Quindi tolti quelli, rispondo che sì, è vero, cioè una volta si scriveva solo il capolavoro, era la persona che aveva la capacità, la voglia, la durata, che aveva mille revisioni, eccetera. Ma non credo che il fatto che si scrivano non capolavori sia un male, perché a questo punto tutti hanno la possibilità di leggere almeno un libro. Cioè, se ogni anno uscisse solo la Divina Commedia, persone che non hanno il tempo, la voglia, l'istruzione anche, se mi permette, di poter leggere e capire una Divina Commedia, non leggerebbero. Il fatto che gli diamo il libro di Harry Potter, per tornare all'esempio di prima, che è sicuramente molto meno denso di significati, allegorie, figure retoriche, eccetera, di una Divina Commedia, permette però a un ragazzino di 12 anni di leggere magari 3 libri all'anno, cosa che non sarebbe possibile. Quindi la mia risposta vuole essere sì, è vero che adesso si pubblica anche tanta roba mediocre, ma è mai un male che esista? Sì, poi scusate, c'è da dire che una cosa, che coi libri è un po' diversa la questione, perché i libri hanno anche molte ristampe, quindi è proprio una questione anche legata al meccanismo commerciale. Il libro può avere 10 ristampe. I giochi da tavolo invece, forse proprio per il mondo che occupano, anche la nicchia che occupano, a un certo punto di vista hanno poche ristampe. Quindi i 700 giochi nuovi vanno a sostituirsi poi a giochi vecchi che non vengono più pubblicati.
Questo crea tra l'altro un meccanismo, diciamo così, commerciale anche un po' malato, perché evidentemente io collezionista devo fare attenzione. Questo gioco che vi ho portato oggi, che si chiama A voi Milò, però in realtà è un gioco in italiano, anche se il titolo è in inglese, è un gioco evidentemente che ho comprato, qualche, anzi mi hanno comprato, mi hanno fatto un grande favore di comprarlo all'ultima Play di Modena, che è una fiera italiana molto importante, e probabilmente questo fra 3 anni non esisterà più, quindi il fatto che io ce l'abbia è una buona cosa, perché se effettivamente vorrei fare partite a questo gioco o lo compro adesso, rischio che poi fra qualche anno non verrà più stampato. Quindi c'è un meccanismo anche un po' differente. È chiaro che nel mare magnum dei giochi di oggi, come giustamente diceva Matteo, è chiaro che i giochi magari rotti, per esempio, perché mal playtestati, perché mal preparati nel loro percorso ludico, perché devono essere pubblicati entro una certa data, ci sono, e quindi evidentemente noi appassionati dobbiamo fare attenzione a questo. Però non è il rischio del acquistare il gioco per il nipote. Per fortuna direi in conclusione che ci sono persone, perché lo ricordo, sia Paolo Baronio sia Matteo Bocca fanno questo a titolo gratuito, proprio per passione, non perché le case produttrici ricevono dei soldi, ma loro no. Per fortuna ci sono persone che ci aiutano proprio ad aggirarci in questa giungla di novità e a scegliere quello che fa per noi. Lo abbiamo già sfiorato nel corso della conversazione, sia Matteo Bocca sia Paolo Baronio hanno occasione anche di svolgere delle attività di insegnamento. Matteo Bocca alla SUPSI, quindi alla Svizzera Italiana, e Paolo Baronio alle medie, al liceo, e anche qui cercano di portare anche una certa cultura ludica. Quindi nel dubbio che escano troppi libri o che ne escano troppo pochi, che escano troppi giochi o che ne escano troppo pochi, voi cercate di leggere e di giocare, perché così la vita diventa più bella. E con questo concluderei, grazie. Thank you.